Ci troviamo a Bolzano. Ecco il palazzo in cui ha sede il Consiglio Provinciale, il Parlamento dell'Alto Adige, cioè l'organo legislativo della provincia. Qui si riuniscono le rappresentanti e i rappresentanti politici eletti dalla popolazione altoatesina. La provincia conta circa 535.000 abitanti, appartenenti a tre gruppi linguistici diversi. Il 69% della popolazione appartiene al gruppo tedesco, il 26% a quello italiano e il 4,5% a quello ladino. A questi si aggiungono persone provenienti da altri paesi. L'Alto Adige è la provincia più settentrionale dell'Italia e gode di una forma particolare di autonomia. Ciò significa che può amministrare autonomamente molti settori. Questa prerogativa ha ragioni storiche. Per più di 500 anni, dal 1363 al 1918, il Tirolo, che allora comprendeva il Trentino, l'Alto Adige su Tirolo e l'odierno Tirolo, faceva parte dell'impero asburgico. In questa enorme nazione multietnica si parlavano tante lingue diverse. Dopo la Prima Guerra Mondiale, il Tirolo storico venne spartito tra Italia e Austria e il Sud Tirolo passò all'Italia. Correva l'anno 1919. Nel 1922 il fascismo conquista il potere. La denominazione Sud Tirolo viene sostituita con Alto Adige. Viene vietato l'uso del tedesco nella vita pubblica e anche nelle scuole. L'italiano è l'unica lingua ammessa. Nel 1923 i ladini, che vivono in cinque diverse valli dolomitiche, si ritrovano a far parte di province e regioni differenti. Negli anni 20 e 30 il regime fascista realizza una grande zona industriale a Bolzano, per cui diviene necessario far arrivare migliaia di operai, in gran parte dal nord Italia. Ne consegue un consistente incremento della popolazione di lingua italiana. ...1939-1943, il periodo delle opzioni. A seguito dell'accordo tra Hitler e Mussolini, la popolazione viene costretta a decidere se rimanere in Alto Adige e diventare italiana o trasferirsi in Germania e lasciare la propria terra. 1939-1945. La Seconda Guerra Mondiale porta morte, distruzione e disperazione. Con la fine del conflitto mondiale, per l'Alto Adige inizia una nuova era in cui si gettano le basi per l'odierna autonomia territoriale, una forma di autogoverno e di convivenza tra varie etnie che assurta a modello in tutta Europa. Tutto ha inizio nel 1946. Durante la conferenza di pace di Parigi, le potenze vincitrici stabiliscono di lasciare l'Alto Adige all'Italia. A margine del trattato, Italia e Austria siglano l'Accordo di Parigi, con cui si garantisce la tutela della lingua e cultura della minoranza tedesca. Sulla base di questo accordo, nel 1948 viene approvato il primo statuto di autonomia. La popolazione di lingua tedesca, però, è scontenta, poiché l'autogoverno e le competenze legislative sono quasi totalmente in mano alla maggioranza italiana della regione Trentino-Alto Adige. Inoltre, il governo non attua alcune disposizioni fondamentali dell'Accordo di Parigi, o lo fa in modo esitante e comunque con grande ritardo. Tra la popolazione cresce il malcontento e nel 1957 le proteste sfociano in una grande manifestazione a Castel Firmiano.
Alla fine degli anni 50, l'Austria porta la questione altoatesina davanti alle Nazioni Unite. Intanto, nella popolazione locale, continua a crescere la tensione e nella notte tra l'11 e il 12 giugno 1961, la domenica del Sacro Cuore di Gesù, nella cosiddetta Notte dei Fuochi, vengono minati e fatti esplodere numerosi tralicci dell'alta tensione. Dopo due risoluzioni dell'ONU, i governi dell'Austria e dell'Italia avviano trattative serrate, a cui partecipano anche i rappresentanti dell'Alto Adige. Si arriva a concordare un cosiddetto pacchetto di norme e dopo la sua approvazione da parte del partito SVP, Südtiroler Volkspartei, nel 1969, finalmente nel 1972 entra in vigore il secondo statuto di autonomia. Nei vent'anni successivi un'apposita commissione elabora le norme di attuazione del nuovo statuto di autonomia. Nel giugno del 1992, con la consegna della quietanza liberatoria davanti alle Nazioni Unite, Austria e Italia chiudono la vertenza e mettono la parola fine alla questione altoatesina. Grazie all'autonomia, all'Alto Adige è consentito gestire direttamente e legiferare in numerosi ambiti, come per esempio toponomastica, tutela dell'ambiente, urbanistica, artigianato, scuole dell'infanzia, caccia, pesca, eccetera. La provincia autonoma gestisce le proprie competenze attraverso il consiglio provinciale, la giunta e la o il presidente della provincia. Le consigliere e i consiglieri provinciali vengono eletti direttamente dalla popolazione altoatesina con un mandato quinquennale. Le elettrici e gli elettori devono essere maggiorenni e avere il diritto di voto attivo. Il consiglio è composto da 35 consiglieri e consigliere appartenenti ai tre gruppi linguistici ufficiali della provincia. I consiglieri e le consigliere formano inoltre i vari gruppi consigliari a seconda del loro orientamento politico. In aula ci si può esprimere in lingua italiana o tedesca. È disponibile un servizio di interpretazione simultanea e tutti i documenti sono redatti o tradotti nelle due lingue. Il Consiglio provinciale svolge tre funzioni principali. In primo luogo approva le leggi provinciali che riguardano tutti gli ambiti di interesse della provincia, che non siano di competenza esclusiva dello Stato, come la scuola, la sanità, l'utilizzo delle acque pubbliche, il commercio e numerosi altri aspetti della nostra vita quotidiana. In secondo luogo ha una funzione di controllo sull'attività della giunta provinciale, ad esempio mediante la presentazione di interrogazioni con cui le consigliere e i consiglieri pongono per iscritto o oralmente alla giunta delle domande su determinati argomenti. Impegna inoltre la giunta ad agire in un determinato ambito. A tal fine le consigliere e i consiglieri presentano le cosiddette mozioni. In terzo luogo il consiglio provinciale elegge la o il presidente della provincia, nonché la giunta provinciale. Nella prima seduta dopo le elezioni, il Consiglio elegge la sua presidente o il suo presidente. Nella prima metà della legislatura, l'elezione avverrà tra le consigliere e i consiglieri di lingua tedesca, mentre nella seconda metà tra quelli di lingua italiana. Nel caso in cui la maggioranza di uno dei due gruppi linguistici rinunciasse alla carica, subentra il gruppo linguistico ladino. La presidente o il presidente rappresenta il consiglio provinciale, lo convoca e ne presiede le sedute, dà la parola e vigila sul rispetto del regolamento interno.
Il Consiglio elegge inoltre fino a 2 vicepresidenti, appartenenti ai 2 gruppi linguistici dei quali non fa parte la Presidente o il Presidente. Inoltre, elegge anche 3 consigliere o consiglieri che, assieme alla Presidente o al Presidente e al Vicepresidente o alla Vicepresidente, formano poi l'Ufficio di Presidenza. Almeno una o uno di loro deve far parte dell'opposizione. Il compito principale dell'Ufficio di Presidenza è di coadiuvare la o il Presidente nella gestione delle sedute consiliari e nell'amministrazione del Consiglio. La Giunta Provinciale è l'organo esecutivo. Si compone della Presidente o del Presidente della Provincia, di 3 vicepresidenti, di cui una o uno appartenente al gruppo linguistico tedesco, una o uno al gruppo linguistico italiano e una o uno al gruppo linguistico ladino, nonché di vari assessore e assessori il cui numero esatto è approvato dal Consiglio Provinciale all'inizio di ogni legislatura. La Presidente o il Presidente della Provincia, eletto con voto segreto e a maggioranza assoluta sulla base della dichiarazione di governo presentata dai gruppi consigliari, assegna poi ai vari componenti della Giunta i settori di competenza. Le commissioni legislative, composte da consigliere e consiglieri, hanno il compito di esaminare i disegni di legge prima che questi arrivino in aula. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio Provinciale stabilisce il numero delle commissioni da istituire, i loro ambiti di competenza e il numero dei loro rispettivi componenti. I disegni di legge possono essere presentati dai consiglieri, dalla Giunta, dal Consiglio dei Comuni, ma anche dalla popolazione. In quest'ultimo caso è necessario raccogliere un determinato numero di firme a sostegno dell'iniziativa. Le commissioni legislative esaminano i disegni di legge loro assegnati entro 90 giorni e possono anche apportarvi modifiche. Terminati i lavori della commissione, il disegno di legge viene inviato al Presidente o alla Presidente del Consiglio Provinciale, corredato di una relazione della commissione per essere quindi presentato in aula. Chi della commissione legislativa non ne condivide il contenuto e o la finalità può presentare una relazione di minoranza. Le sedute consiliari sono pubbliche. Chi vuole può venire in Consiglio Provinciale e assistervi. Le sedute sono inoltre trasmesse in diretta su internet. Durante una sessione di lavori vengono di norma discussi atti quali interrogazioni su temi d'attualità o mozioni rivolte alla Giunta e disegni di legge. Per essere trattati in aula, essi vengono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale. L'esame dei disegni di legge inizia con una discussione generale, in cui ciascun consigliere e consigliera può intervenire e ha la parola per 15 minuti al massimo. Di seguito si esaminano i singoli articoli. Inoltre, fino a 48 ore prima dell'inizio della seduta, si possono presentare emendamenti per modificare alcune parti del testo. Il disegno di legge viene infine messo ai voti. Il testo approvato viene poi pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e di norma entra in vigore 15 giorni dopo. Se il Governo ritiene che la legge provinciale violi competenze dello Stato, entro 60 giorni può chiedere alla Corte Costituzionale di verificarne la costituzionalità. Ma anche la Provincia può rivolgersi alla Corte Costituzionale se ritiene che una legge statale sia in contrasto con l'autonomia conferita. Presso il Consiglio Provinciale sono insediati anche vari organi di garanzia per la cittadinanza. La difesa civica, che ha il compito di mediare in caso di problemi tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione, presso la quale è insediato anche il Centro di tutela contro le discriminazioni. La garante o il garante per l'infanzia e l'adolescenza,
che è la persona a cui rivolgersi quando entrano in gioco i diritti e le condizioni di vita di bambini, bambine e adolescenti. La consigliera di parità, che ha il compito di migliorare le condizioni lavorative delle donne e di combattere le discriminazioni di genere, e che ospita anche il servizio anti-mobbing e l'osservatorio sui diritti delle persone con disabilità. Il Comitato per le Comunicazioni, che è l'autorità di sorveglianza e garanzia del settore delle comunicazioni a livello provinciale, e l'interlocutore al quale rivolgersi in caso di problemi con i vari gestori di telecomunicazioni. Il Consiglio dei Comuni è l'organo che rappresenta gli enti locali ed esprime pareri su disegni di legge e atti concernenti i comuni. L'organismo di valutazione che vigila sulla legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della provincia e degli enti dipendenti. Ora sappiamo come funziona il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano. Democrazia alla lettera significa autogoverno del popolo. Si tratta cioè di un sistema di governo in cui la sovranità è esercitata dall'insieme dei cittadini e delle cittadine mediante il voto. Da un lato eleggono i propri rappresentanti politici e le proprie rappresentanti politiche. Dall'altro si esprimono anche direttamente nelle consultazioni popolari o nei referendum. È importantissimo che le cittadine e i cittadini conoscano la funzione delle varie istituzioni e sappiano come sono strutturate. Inoltre, è indispensabile che tutti e tutte partecipino attivamente alla vita pubblica, informandosi e contribuendo alle decisioni politiche, mediante l'esercizio del diritto di voto, ma anche intraprendendo altre iniziative.